Mastro Kenway? Mastro Kenway? Sì, posso aiutarvi? Charles Lee, signore. Lieto di conoscervi. Mi hanno chiesto di mostrarvi la città, di aiutarvi. Oh, non occorre. Ho chiesto di portare i vostri bagagli alla locanda. Per caso tu sei il figlio di John e Isabella? Il solo e unico. Sei agli ordini di Edward Braddock, è così? Già, ma non è ancora giunto in America e pensavo che... finché non arriva, insomma... Sì, dimmi pure. Perdonatemi, signore. Io speravo di diventare vostro allievo. Se devo servire l'ordine, non posso immaginare un mentore migliore di voi. Molto gentile, ma credo che mi sopravvaluti. Impossibile, signore. Di qua. Allegro, dovete fermarlo! Boston è una città vivace. Ci sono tante cose da fare e vedere qui. Una volta sistemato, vi suggerisco di passeggiare per le strade. Potreste imbattervi in qualche buon affare. Fermati un attimo, devo prendere alcune cose prima di iniziare. Cerco dei cavalli nel frattempo. Dannati ladri! Questa lurida città sarà la mia tomba! Sembrate nei guai, amico. E infatti è così. Grossi guai, temo. Che accade? Mi hanno derubato tutti questi fogli. E anche se ho riavuto ciò che è mio, temo sia rovinato. Il libro di te? Non è un banale libro. È un almanacco. Il primo che ho scritto. Benjamin Franklin, molto lieto. Eitan Kenway. Voi non siete di Boston. Perché dite così? Siete ancora un uomo onesto. Vi fermate ad aiutare un vecchio pazzo. Io non voglio insistere, ma sembrate un tipo sveglio. Se doveste trovare le pagine mancanti, vi ricompenserò. Ecco, io non so se... va bene, se avete tempo, evviva. Se no, pazienza. Quel libro è inutile allo stato attuale. Ma se mai riusciste a sistemarlo, mi troverete in quel grande magazzino laggiù. Beh, è stato interessante. Benvenuto, entrate pure. Andremo alla taverna Green Dragon. I proprietari sono eccentrici. Le stanze sono ampie e nessuno ci noterà. Ti hanno detto perché sono venuto a Boston? No, Mastro Birch dice che devo sapere solo ciò che voi volete dirmi. Mi ha inviato una lista di persone e mi ha ordinato di farvele incontrare. E hai già organizzato tutto? Sì. William Johnson ci sta aspettando al Green Dragon. Quanto bene lo conosci? Non molto. Ma ha visto il segno dell'ordine e non ha rifiutato l'invito. Dimostrati leale alla nostra causa e ti metterò al corrente dei nostri piani. Non chiedo di meglio, signore.
Bugiardo, furfante, maledetto bastardo. Capitiamo in un brutto momento? Oh, non siate sciocchi, cari. Prego, sedete. Gradite qualcosa da mangiare? O da bere, forse? O vi serve un letto? Abbiamo prenotato due stanze. Oh, sì! Ma certo, i signori Lee e Kenway, giusto? Vi faccio portare su i bagagli. Vi occorre qualcos'altro? Stare tranquilli. Di qua. Signore William Johnson. Piacere. È bravo, ma un po' serioso. So che state preparando una spedizione. Pare ci sia un sito dei precursori nella regione. Mi serve la vostra conoscenza di luoghi e persone per trovarlo. Ahimè, le mie ricerche sono sparite. Senza non posso aiutarvi. Noi le troveremo. Avete indizi? Il mio socio, Thomas Hickey, sta indagando. È bravo a ottenere informazioni. Bene, ditemi dove trovarlo. Cercherò di accorciare i tempi. Abbiamo saputo di alcuni banditi che vivono in un covo a sud-ovest. È probabile che sia lì. Charles? Signore? Meglio muoversi. Ma certo.